Attenzione! Questo è un video di merda. Si consiglia la visione seduti nel cesso e buona visione! La cacca da parto avviene quando le donne, mentre partoriscono, per il forte sforzo si cagano addosso. E, giustamente, essendo che c'è il bebè, cagano addosso al bebè. Questo tipo di cacca non avviene sempre, ma può sempre capitare. La cacca piccante è quel tipo di cacca che fate dopo aver mangiato cibo piccante. Peperoncini, cibo messicano, qualcosa di molto piccante. Ve ne accorgete che è la cacca piccante perché non appena la defecate vi brucia il culo per una settimana. La cacca da mais è quel tipo di cacca che fa chi non digerisce il mais. Difatti, non digerendolo, lo caga per intero. Ed ecco la cacca da mais. La cacca rossa viene defecata da chi mangia troppa barbabietola e quindi caga la cacca rossa. Ha un colore rossastro, bello, accentuato. La cacca fantasma avviene quando moriamo. Lo sapevate che quando una persona muore si caga addosso? Sì, perché i muscoli dello stomaco sono rilassati, non sono più in tensione e si caga addosso. Ed ecco la cacca fantasma, la cacca fatta dai morti. Mangiare troppa verdura fa diventare la cacca verde, verde come un green screen. Potete farci gli effetti speciali con la cacca verde, spalmarla nei muri e farvi il vostro personale green screen. Basta mangiare tanta verdura per fare la cacca verde. La sciolta, ovvero la diarrea, la conosciamo tutti. È quella cacca liquida che sgocciola dal buco del culo fino a finire nel cesso. Ecco la cacca liquida, la diarrea. La cacca normale è la cacca che facciamo tutti quando stiamo bene e non facciamo un'alimentazione particolare. La cacca normale la conosciamo tutti, quindi è inutile che mi dilungo su questo discorso qui. La cacca a palline dure è quella cacca a palline che cade nel cesso tipo piombo, boom, boom, boom. Tipo come fanno i cavalli, che cagano a palline. Tipo come i conigli, che cagano a palline. La cacca a palline dure. La cacca mezza e mezza è quella cacca che non è né liquida e nemmeno solida. Un po' solida e un po' liquida, un po' sciolta e un po' a palline dure, diciamo. Mezza e mezza, va. È quel tipo di cacca che fa lo stomaco quando ancora non ha deciso se cagare liquido o cagare duro. La cacca bella è quel tipo di cacca che è perfetta in ogni dettaglio. Dura al punto giusto, ma non troppo dura. Cagata proprio dal culo di un artista. Sembra proprio un quadro di Picasso. L'avete presente? Quella è la cacca bella. Quella che quando prima di tirare l'acqua vi fa l'occhiolino. E poi se ne va tirata via dallo sciacquone in un modo sexy. Ecco la cacca bella. La cacca a palline morbide è il contrario della cacca a palline dure. Quando cade nel cesso, invece di spaccare il cesso come la cacca a palline dure, invece queste si sfaldano, cadono e si sfrantumano. Sono palline che esplodono in una macchia marrone e riempiono le pareti del cesso di merda. Ecco la cacca a palline morbide. La cacca nera. La cacca nera è quel tipo di cacca che fanno gli stitici, ovvero le persone che vanno in bagno dopo una settimana, dopo un mese, dopo un anno. Si sforzano per fare questo tipo di cacca, si sforzano, si premono, si contorciono, si fanno uscire le emorroidi e alla fine esce questa cacca nera. È nera perché è stata dentro di voi per molto, molto tempo. È come se state facendo uscire un demone dopo anni e mesi che ce l'avete dentro. La super cacca è quel grande escremente di 25 cm. Almeno una volta nella vita ci è capitato a tutti di avere cagato uno stronzo di 25 cm. Quella è la super cacca, la super merda, il più grande stronzo del mondo. La super cacca è anche quella cacca che non se ne va con un semplice sciacquone d'acqua. La devi spezzare con la scopa, altrimenti non se ne cala nel gabinetto perché ti resta lì a guardare, come se si sta facendo una doccia nel frattempo che tu tiri lo sciacquone. Resta lì a guardarti con quello sguardo fisso e ti dice:
Credi di buttarmi via con un semplice sciacquone? Mi devi spezzare, se no non me ne vado da qua! A volte la super cacca non riesce nemmeno a passare dal cesso, dal buco del cesso non ci passa. Questa è la vera potenza della super cacca. La cacca arcobaleno è quella cacca che viene fatta dalle persone che mangiano tanti tipi di cibi, tipo barbabietola, tipo verdure, tipo frutta, tanti cibi che rendono questo tipo di cacca multicolore, ovvero la cacca arcobaleno. Ha tante sfumature, dal blu al rosso, al verde, al nero, al marrone. È un tipo di cacca rara, ma la leggenda narra che chi ha fatto questa cacca, il giorno dopo, è diventato ricco. Questa è l'abilità della cacca arcobaleno. Questo simpatico documentario sulla cacca finisce qui. E mi sorge spontanea una domanda. Voi oggi la cacca come l'avete fatta? Scrivetemelo nei commenti e mi raccomando non vi dimenticate il pollice in su per questo video. Io oggi ho fatto la cacca bella. Yes, yeah, raga! E se non siete ancora iscritti al mio canale, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, condividete e commentate i miei video e guardatevi anche questi video qua nel frattempo che ci siete. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link, Facebook, Twitter e Google+.